trovati da parte di Marco Fabriani. Oggi ci occupiamo di alcune patologie che tra l'inverno e la primavera hanno colpito soprattutto i bambini più piccoli, come la bronchiolite e la pertosse. E per parlare di questo abbiamo con noi uno dei massimi esperti, il professor Corrado Moretti, primario emerito del reparto di pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. Professore, ben trovato. Un saluto a tutti, a tutte le persone che sono in ascolto. Grazie della sempre. Grazie a lei, professore, perché l'argomento è molto importante e molto delicato. Come ho detto, è quello della bronchiolite, quella della pertosse. Quanto sono importanti i vaccini, soprattutto nei primi mesi di vita dei piccoli? Dunque, facciamo una differenza. Cominciamo a parlare innanzitutto della pertosse. La pertosse, sappiamo che esiste un vaccino che copre e protegge da questa malattia, esiste da tantissimi anni ed è stata un po' una sorpresa, una relativa sorpresa, vedere la recrudescenza di questa patologia che ha avuto, leggendo la letteratura, addirittura un aumento dell'800% rispetto, agli anni precedenti. Il motivo è da ricercare appunto nel deficit immunitario che si è venuto a creare per tutte le misure di contenimento legate al Covid, quello che viene chiamato immunity gap. Ora, è vero che per la pertosse il vaccino esiste, però bisogna considerare che il primo vaccino viene fatto verso i 2 mesi, la dose di richiamo, di rinforzo, viene fatta verso i 4 mesi. Ciò significa che nei mesi in cui il bambino è più scoperto, cioè i primi mesi di vita, lui non è protetto assolutamente da questa patologia. E le forme più gravi si hanno proprio nei bambini più piccoli, che non sono, appunto, che hanno un'immunità ancora non estremamente efficiente, che questa malattia determina grossi problemi di alimentazione e di lunga durata, e soprattutto nei più piccoli può dare delle complicazioni anche gravi. Ma quello che voglio sottolineare è che una cosa che appunto vedo, il motivo per cui ci sono stati tanti casi, è proprio il motivo che comunque questi bambini possono essere protetti anche nei primi mesi di vita, ma questa è un'informazione che evidentemente non è passata bene a tutte le mamme. E qual è la soluzione? Soluzione che consiglio caldamente quando una mamma aspetta un bambino, è di ricevere nel terzo trimestre una vaccinazione per la pertosse. In questo modo, quando il bambino nasce, sarà difeso dagli anticorpi materni. Tenga presente che nel Lazio, dalla fine dell'anno fino a maggio, da gennaio, si sono verificati 110 ricoveri, e una quindicina di questi bambini hanno avuto necessità di terapia intensiva pediatrica. E tra l'altro, appunto, come hanno riportato i giornali, 3 bambini hanno perduto la vita. Quindi, diciamo, sono notizie inaccettabili Una oggi, patologia seria, diciamo in poche parole, professor Moretti. è estremamente seria, estremamente pericolosa. Ripeto, la vaccinazione copre dal quarto mese, ma il bambino può essere comunque protetto se la mamma viene appunto consigliata e accetta di fare il vaccino della pertosse durante il terzo trimestre della gravidanza. Ora tenga presente che, insomma, da statistiche che ho letto, pare che la maggior parte di queste mamme non fossero vaccinate, delle mamme dei bambini ricoverati non fossero vaccinati, e una buona percentuale, io ho letto l'80%, non fosse stata mai informata che c'era questa possibilità, bellissima possibilità per proteggere i loro bambini. Una cosa da sottolineare che riguarda la pertosse è che col tempo gli anticorpi tendono a ridursi, quindi le difese piano piano vengono perdute, il motivo per cui nei bambini si fanno i richiami poi a 6 anni, a 10 anni, e così via. E quello che viene consigliato, infatti, è che ogni volta che la mamma è incinta, di ripetere comunque questa vaccinazione, soprattutto se è passato qualche anno dalla gestazione precedente. L'importanza E del dirò la vaccino. verità. Senta, professore,
Per l'altra patologia invece, perché io ho parlato della pertosse ma anche della bronchiolite. La bronchiolite se ne parla da tanti anni, è una malattia che negli ultimi anni è pressoché scomparsa durante il periodo del Covid, ma appunto poi è ritornata alla grande. Negli ultimi 2 anni è stato veramente per gli ospedali un grandissimo impegno, diciamo, il trattamento della bronchiolite, per cui non è una malattia per cui non esiste assolutamente nessun vaccino e nessuna cura. E tenga presente appunto che i bambini piccoli un'alta percentuale richiede ospedalizzazione, ma soprattutto nei bambini, ripeto, più piccoli, 4 mesi, 3 mesi, un'alta percentuale, quasi il 20%, finisce in terapia intensiva pediatrica. Tenga presente che poi entrare in una terapia intensiva pediatrica con una bronchiolite grave che richiede appunto un'assistenza intensiva significa che il bambino, bene che vada, sta in ospedale dalle 2 alle 3 settimane, se va tutto bene. Si può dare alle mamme nei primi mesi di vita? No, diciamo, questo è la notizia, diciamo, più importante è che è stato realizzato ultimamente un anticorpo monoclonale che difende questa malattia. Gli anticorpi monoclonali, per farle capire, il vaccino determina la stimolazione di anticorpi. Anticorpi monoclonali sono come degli anticorpi costruiti geneticamente, diciamo così per semplificare, che vengono polarizzati appunto a difendere da una determinata malattia, in questo caso la bronchiolite. L'anticorpo blocca il punto con cui il virus si va ad attaccare alle cellule. Ed è stato entrato in commercio, è stato approvato questo farmaco, che però, diciamo, non è ancora, non fa parte ancora del calendario vaccinale. E questo farmaco può essere iniettato una sola volta, è sufficiente una dose perché c'è una durata di 5 mesi, per cui all'inizio della stagione a rischio per bronchiolite fare una dose di questo anticorpo monoclonale protegge in maniera da una protezione addirittura del 70-80%, e comunque anche le forme sono assolutamente molto gravi. E voglio sottolineare che esiste già un anticorpo molto monoclonale, ma richiede un'iniezione per 5 volte ogni mese, e questo si fa semplicemente ai bambini più prematuri, ai bambini con forme gravi di patologie respiratorie o cardiache, e tra l'altro appunto avrebbe degli altissimi costi. Questo nuovo anticorpo monoclonale è una forma molto più semplice, anche perché con una semplice iniezione si protegge il bambino durante tutta la durata della fase epidemica. Quello che, diciamo, la società di pediatria e di neurologia si auspica è che questa terapia entri proprio nel calendario vaccinale. Per ora, l'altro anno è stata effettuata solo in Val d'Aosta, mi sembra, e so che alcune regioni si stanno organizzando, come la Lombardia, forse anche la Sicilia, appunto, non vorrei sbagliare. Quindi, però, questo è un po' il problema della regionalizzazione della sanità, e comunque sarebbe opportuno che questo farmaco fosse a disposizione su tutto il livello nazionale, senza differenze. Professore, fermiamoci qui perché torneremo a parlare con lei nei prossimi giorni, perché le sue notizie sono sempre importantissime per le tante mamme che ci stanno ascoltando, e anche per i papà, insomma, per i loro figli piccoli. Grazie al professor Corrado Moretti, lo ricordo, primario emerito del reparto di pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. Professore, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ancora allora al professor Corrado Moretti, un grazie a voi tutti da Marco Fabriani.